Ciao a tutti, io sono Gino e sono un membro della sezione radioastronomia dell'Unione Astrofili Napoletani. Allora, vi voglio un po' raccontare le nostre attività, però per farlo occorre prima chiarire che cos'è la radioastronomia. Diciamo che la radioastronomia e l'astronomia ottica hanno molto in comune, perché entrambe consentono di osservare l'universo utilizzando particolari radiazioni, diciamo radiazioni elettromagnetiche, però mentre l'astronomia ottica utilizza la luce visibile, la radioastronomia utilizza le onde radio. Luce visibile e onde radio sembrano qualcosa di molto diverso, ma in realtà sono, diciamo, hanno molto in comune perché sono entrambe radiazioni elettromagnetiche. Quello che cambia è la frequenza, cioè il numero di oscillazioni al secondo che compiono i campi elettromagnetici. Nel caso della luce visibile siamo nell'ordine delle centinaia di terahertz, praticamente centinaia di migliaia di miliardi di oscillazioni al secondo. Nel caso invece delle onde radio siamo nell'ordine del campo dei megahertz, quindi milioni di oscillazioni al secondo, oppure nel campo dei gigahertz, miliardi di oscillazioni al secondo. In quest'ultimo caso, quando le frequenze sono dell'ordine dei gigahertz, parliamo di microonde, e si dice che si fa radioastronomia a microonde. Osservare l'universo con a frequenze diverse equivale, diciamo, un po' ad indossare occhiali diversi, che ci fanno scorgere particolari diversi. Quindi la radioastronomia può essere molto interessante, perché ci fa scorgere dei particolari, otteniamo delle immagini, o meglio delle radiomappe, che ci fanno scorgere dei particolari che con la luce visibile non potremmo vedere. E quindi, diciamo, radioastronomia e astronomia ottica possono essere complementari. Naturalmente il sogno di tutti è fare radioastronomia a microonde, però non è semplice farlo, occorrono dei paraboloni di almeno 2 metri, insomma non è semplice. Allora noi su che cosa ci siamo concentrati? Ci siamo concentrati su due particolari attività, che sono il meteor scattering e poi il progetto Radio Jove, o meglio Radio Jove in inglese. Allora, parliamo del meteor scattering. Allora, che cos'è il meteor scattering? Il meteor scattering è un fenomeno fisico che consiste in questo. Quando un meteoroide, un frammento, entra in atmosfera, esso produce una scia di gas ionizzato, è quella che ci appare come scia luminosa che noi chiamiamo impropriamente stella cadente. Queste scie di gas ionizzato hanno la capacità di riflettere i segnali radio, o meglio di diffondere, perché diciamo li riflettono in tutte le direzioni. E allora se noi abbiamo una particolare sorgente radio che emette un potente segnale, questa scia di gas ionizzato può, diciamo, riflettere, può dare origine a un eco, noi possiamo ricevere il segnale di eco, cioè il segnale della sorgente radio ma riflessa, o meglio diffusa da questa scia di gas ionizzato, e quindi in questo modo noi possiamo monitorare il flusso meteorico, perché ogni volta che c'è una scia di gas ionizzato riflette questo segnale e noi riceviamo un eco. Come radiosorgente che cosa possiamo utilizzare? Possiamo utilizzare un potente radar che c'è in Francia, il radar Gravé. È un radar nato per scopi militari, ma poi ha trovato questo impiego di tipo astronomico, quindi è molto utile anche dal punto di vista scientifico. Benissimo, questo radar emette un potente segnale nei 180 gradi di azimut a sud, qui insomma potete osservare una figura, e poi in quest'altra figura invece osservate l'elevazione con cui emette questo radar, cioè il segnale viene messo con un'elevazione compresa tra 15 e 40 gradi. Allora che succede? Questo radar illumina quindi una parte del cielo nel sud della Francia ogni volta che transita una meteora, ogni volta che diciamo abbiamo una scia di gas ionizzato, questa scia riflette il segnale, noi la possiamo ricevere e quindi noi possiamo, insomma, contando il numero di segnali che noi riceviamo, ogni volta che noi riceviamo un eco sappiamo che sta passando una meteora in cielo e questo ci consente di monitorare il flusso meteorico. Allora, come può avvenire la ricezione? Diciamo i sistemi che si utilizzano sono due. Possiamo utilizzare o un ricevitore convenzionale sintonizzato a una frequenza molto vicina ai 143,050 MHz, che è la frequenza del radar Gravé, però sintonizzato in SSB. Allora noi riceviamo un sibilo ogni volta che transita una meteora e quindi ogni volta che noi riceviamo il segnale di eco di una meteora. Oppure c'è un altro sistema, si può utilizzare un ricevitore SDR, tipicamente una chiavetta collegata a un computer.
In pratica, praticamente con questa chiavetta, la chiavetta campione il segnale, trasmette dei dati al computer tramite porto USB e il computer tutte le operazioni che fanno i circuiti nelle radio normali, insomma, con, le fa il computer via software. Praticamente. Questo è il vantaggio di, insomma, di mostrare lo spettrogramma sullo schermo e quindi è molto utile. Ogni volta che noi riceviamo un eco del segnale del radar grave perché sta transitando una meteora, noi vedremo, diciamo, un punto luminoso che scorre nello spettrogramma e quindi noi capiamo che sta transitando una meteora. Qui potete osservare qualche fotografia, qualche immagine. Queste sono le, diciamo, le immagini della nostra prima esperienza di meteoscattering avvenuta il 3 gennaio 2013 in occasione del massimo dello sciame meteorico delle Quadrantidi. È stata veramente un'esperienza molto emozionante e quindi che ha visto la partecipazione di più di 15 soci, quindi è stata una cosa molto bella. La seconda nostra attività è stata il progetto Radio Giove, o meglio Radio Giove. Si tratta di un progetto della NASA che consente di ricevere, consente anche a tutti, anche agli appassionati, insomma, che non dispongono di mezzi sofisticati, di ricevere le emissioni di Giove. Ora, noi sappiamo che Giove ha delle emissioni ad alta frequenza, dette emissioni decimetriche, e le emissioni a frequenza più bassa, dette emissioni decametriche. In particolare, il progetto Radio Giove si concentra sulle emissioni decametriche, che sono emissioni a frequenza più bassa. Precisamente, esso si concentra sulla frequenza di 20,1 MHz. Dunque, in che cosa consiste il progetto Radio Giove? Il progetto Radio Giove, diciamo, propone di installare due dipoli, cioè praticamente due antenne che per funzionare bene a 20,1 MHz hanno una lunghezza di poco più di 7 metri, diciamo una lunghezza di poco più di 7 metri, sono disposte a circa 20 piedi di distanza, quindi a circa 6 metri di distanza. Precisamente ci sono due dipoli, uno montato più a sud e l'altro montato più a nord, entrambi distesi nel senso est-ovest. Questa figura, insomma, ci fa vedere un po' come sono sistemati i due dipoli. E diciamo, qual è il principio di funzionamento di questo progetto? Diciamo che perché si utilizzano due dipoli? Perché andiamo a sommare due segnali. Quando andiamo a sommare due segnali, il segnale risultante ha un'intensità maggiore. Però dobbiamo prestare molta attenzione a una cosa. Allora, quando Giove culmina in cielo, noi lo vediamo sempre a sud. E allora che succede? Guardiamo quest'altra figura. Dunque, come possiamo vedere, osservando in particolare a sinistra, se la sorgente che stiamo ricevendo stesse allo zenith, i fronti d'onda, cioè praticamente il segnale emesso dalla radiosorgente, colpirebbe insieme, raggiungerebbe insieme sia il dipolo sud che il dipolo nord. Quindi, diciamo, i due segnali arriverebbero insieme. Se invece la sorgente si trova a sud, come succede a Giove quando culmina, viene raggiunto prima il dipolo sud e poi il dipolo nord. Osservate il tratto D grande in figura che ci fa vedere questo ritardo. Ora però che succede? Quando noi andiamo a sommare un segnale, se noi vogliamo che il segnale risultante abbia la massima intensità possibile, dobbiamo fare in modo che i due segnali arrivino insieme, come si usa dire, arrivino in fase. Allora che succede? I due dipoli sono entrambi connessi, diciamo, tramite cavo coassiale a un punto detto power combiner, dove i due segnali si vanno a sommare, praticamente un connettore a T. Ora però, per fare in modo che i due segnali arrivino insieme, per compensare l'anticipo con cui arriva il segnale a sud, diciamo il tratto di cavo coassiale proveniente dal dipolo sud a questo tratto di cavo si aggiunge un tratto di cavo coassiale aggiuntivo, detto linea di ritardo, è quello che in figura vediamo indicato con D piccolo. In questo modo questo tratto aggiuntivo genera un ritardo che compensa l'anticipo con cui noi riceviamo il segnale che raggiunge il dipolo sud. A questo punto i due segnali si vanno a sommare insieme, diciamo si vanno a sommare, come si dice, in fase, e il segnale risultante ha la massima intensità possibile. Quindi questo è il principio di funzionamento. A questo punto il segnale che è giunto al power combiner, sempre tramite cavo coassiale, raggiunge un ricevitore. Sul ricevitore, l'uscita audio del ricevitore è collegata con l'ingresso di una scheda audio nel computer, sul quale a sua volta viene installato un software, cioè un software che si chiama Radio Skypipe 2. Questo software, qui ne vediamo una schermata, questo software praticamente che cosa fa?
mostra il livello di rumore che noi riceviamo, diciamo, all'ingresso dell'uscitaio. Praticamente, quando noi riceviamo un picco di emissione da Giove, in realtà anche dal Sole, perché questo sistema è in grado di ricevere anche le emissioni del Sole, praticamente aumenta il livello di rumore e, diciamo, sulla schermata del software, diciamo, aumentando il livello di rumore, il tracciato sale e quindi noi osserviamo il picco sotto forma, diciamo, di tracciato che sullo schermo sale. Quindi qui noi possiamo vedere, diciamo, questo appunto come funziona questo software. Questa è una schermata. Bene, naturalmente anche noi abbiamo installato una postazione all'osservatorio astronomico di Capodimonte. Qui potete vedere il sistema di antenne che abbiamo installato e, diciamo, anche noi abbiamo ricevuto sporadicamente dei picchi di emissioni. Noi ci siamo però un po' più concentrati sul Sole, perché il Sole ha dei picchi, diciamo, più con un'intensità maggiore. Questo in figura è, diciamo, un'osservazione, un picco che abbiamo ricevuto il 29 ottobre 2015, l'abbiamo presentato anche al congresso di radioastronomia amatoriale Icara, che ha avuto luogo, insomma, proprio nel 2015 a Napoli, all'Osservatorio Astronomico di Capodimonte. In questa figura in alto vedete che cosa ha ricevuto, diciamo, un osservatore della NASA, in basso invece in contemporanea che cosa abbiamo ricevuto noi nello stesso momento. Si tratta del Solar Dynamics Observatory della NASA. Quest'altra osservazione invece è un'osservazione che ha avuto luogo il 31 ottobre, anche qui nello stesso momento. In alto vedete cosa ha osservato l'osservatore della NASA, in basso quello che abbiamo osservato noi nello stesso momento. Amici, io con questo vi saluto, grazie per l'attenzione, queste sono state le nostre attività e niente, un saluto a tutti, grazie.